Sì, allora non è la prima volta che ne parliamo con la dirigente scolastica di questo. Tra l'altro suo figlio credo sia alle medie del centro storico adesso. Perché mi giungono interrogazioni da adesso? No, a tutela del consigliere Giannelli. Scusa, a tutela del consigliere Giannelli fa benissimo a fare le interrogazioni da parte del suo figlio. Dove va benissimo. Figlio. Era solo una battuta. No, l'abbiamo già proposto alla dirigente scolastica. Allora, io condivido, innanzitutto adesso non sta parcheggiando nessuno all'interno perché la dirigente l'ha impedito, non vuole che si parcheggi all'interno le auto e non mi sembra una brutta soluzione questa. Dopodiché le dico anche una cosa, io su questo suo progetto lo condivido abbastanza dal punto di vista proprio di come organizzare gli spazi interni, non credo che sia una idea da buttare, anzi assolutamente da utilizzare. Io ho proposto che entrassero i bambini da quel cancello, lato da monumento, anche in occasione dei lavori che si facevano su via Trieste, su via Trento, no? Ma c'è un problema soltanto di sorveglianza, dovrebbe uscire il bidello che non vede quell'entrata dall'interno ma lo vede soltanto uscendo, vabbè, ma è un problema che devono risolvere loro da questo punto di vista. Abbiamo anche detto che avremmo dato una mano per quel che riguarda la suddivisione, diciamo, delle entrate in maniera che non ci sia commistione fra alunni che entrano dal cancello piccolo e le macchine che entrano, anche su questo abbiamo dato disponibilità. Ci sono soltanto due ordini di problemi. Il primo, se lo facciamo con barriere mobili, diciamo con fioriere, come abbiamo proposto al dirigente scolastico, questa separazione non prevede un'autorizzazione da parte della sovrintendenza, no? Che avrebbe. Se lo facciamo invece con una recinzione fissa, la sovrintendenza assolutamente ce la negherebbe, soprattutto questa sovrintendenza in questo periodo. Quindi l'unica maniera è farlo con barriere mobili, trovare delle soluzioni che ci consentano. Però mi permetta, consigliere, noi non possiamo imporre al dirigente che ha un responsabile della sicurezza, che è competente per quel che riguarda l'interno degli edifici scolastici, compresi i cortili, di imporre una soluzione. Noi possiamo suggerirla, le abbiamo già suggerita, continueremo a suggerirgliela se vuole, per dare una risposta sia agli insegnanti che magari parcheggiando l'interno sarebbero un po' più agevolati, anche se le ripeto, non è che avere il cortile completamente vuoto sia così brutto, secondo me è ancora più bello. Ma glielo suggeriremo assolutamente perché magari questa ipotesi si possa concretizzare, salvo che però, ripeto, la responsabilità in capo al dirigente ha il suo responsabile della sicurezza che ci deve in qualche maniera sostenere in questo tipo di ipotesi. Quindi l'impegno che noi prenderemo è un impegno soltanto ipotetico di proporre, non un impegno a fare, altrimenti saremo, diciamo, andremo sopra quelle che sono le competenze di un'altra istituzione. Prego, signor Sindaco. Caro consigliere Giannelli, lei quando ci fa queste interrogazioni sa benissimo, perché conosce i dettagli anche meglio di noi, quasi sempre, dove sono i nostri limiti, dove noi possiamo arrivare e dove alla fine è un problema di relazione, no, con le dirigenti scolastiche. Quindi, e poi quello che stiamo facendo, perché lei avrà, se ci segue, ha visto che abbiamo adesso veramente dei contatti praticamente ogni 20 giorni con le dirigenti, cerchiamo di mantenere, diciamo, questo tipo di comunicazione per anche risolvere molto spesso delle banalità che proprio per la mancanza di comunicazione poi esplodevano, no? Non parlo dei problemi seri, anche come assolutamente marginali, e proprio per riportare il tutto ad un confronto normale. Quindi il fatto della bellezza della scuola della Gabelli è un nostro bene, quindi noi intendiamo preservarlo a pieno. Tutti i suggerimenti, specie da un professionista, che ci vengono sono tenuti in considerazione, ma il fatto che appunto lei ci chieda anche qui un impegno binario, o sì o no, di domani ad andarci, noi non lo possiamo fare, lo sa benissimo che cosa deve fare. Allora, il fatto di metterci in contatto credo che sia stato ampiamente illustrato, no? Su quelli che sono gli indirizzi che possiamo dare, ma insisto, se la forma della mozione ci porta a
ad assumere un impegno che non è il 100% riusciamo a fare una cosa di questo tipo, lei chissà, sa che non è possibile. Aspetta, mi lascio terminare perché la vedo inquieto sul microfono. Quindi le devo chiedere ancora una volta se lei me la dà come raccomandazione questa cosa. Mi dispiace, a forza sono raccomandato, fra un poco questa cosa ha la sua gestibilità, ma se lei me la mette esattamente come un impegno, sì, no, noi nei confronti della dirigente non possiamo atteggiarsi come ente che impone una decisione di questo tipo, lei lo sa meglio di me, quindi insisto, i contenuti li condividiamo, le modalità con cui farle dovrebbero essere da lei calibrate. Grazie signor Sindaco, io consiglio, io mi permetto nella veste di Presidente di consigliare il consigliere Giannelli di fare un emendamento subito dopo impegna il Sindaco della Giunta. Sindaco della Giunta ad incontrare la dirigente scolastica al fine di poter eccetera eccetera eccetera. La parola al consigliere Giannelli.